Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo video acquisti. Stasera vi faccio vedere i sandali che ho acquistato quest'estate. Sono quattro sandali, uno più bello dell'altro. Sono quattro pezzi del mio cuore che si sono trasformati in sandali, in sandalo e li amo profondamente. Prima di iniziare vi invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti piacciono i miei acquisti e se ti piacciono in particolare i sandali e iscriverti al canale ovviamente per non perdere i prossimi video. Partiamo subito, partirei da quelli meno recenti andando poi verso quelli più recenti. Primo paio che voglio mostrare sono della Glam & Soft Vera Pelle, è un c'è il codice dell'articolo ma non il nome della scarpa, va bene. È una zeppa rossa, eccola qua, con un particolare incrocio sulle dita dei piedi e ha la particolarità di avere queste pagliuzze argentate all'interno della scarpa. All'interno la scarpa è morbidissima, è veramente, sembra di camminare sulle nuvole. Non è altissima, è un 10 cm con zeppa 2, comodissima. Appena le ho viste me ne sono innamorata alla follia a prima vista. Sono state un acquisto inizio estate, non le tocco sotto perché ovviamente sono sporche, le ho utilizzate e mi hanno fatto battere subito il cuore. Sono bellissime, ora ve le mostro al piede. Nella stessa giornata ho acquistato un altro paio di sandali, questi invece non sono in zeppa ma sono flat, sono questo bellissimo paio di infradito in color carne molto scuro per chi ha una pelle chiara come la mia, per chi è un po' abbronzato è quasi un color carne puro, con questi quattro non so come si chiamano. Abbellitori, applicazioni, non so, il marchio è Erin Paris, sono veramente di una morbidezza esagerata, mi piacciono molto, non danno fastidio qui alla fine del piede, della scarpa, di solito alcuni infradito sono troppo tese e fanno male tra le dita, queste sono comodissime e poi in più mi piacciono perché quando cammini si sente questo rumore ed è molto, molto, non so, smeralda del gobbo di Notre Dame, sono veramente bellissime. Diciamo che questi due primi paia di sandali li ho acquistati all'inizio estate e quindi consideravo di stare poi tranquilla e buonina per tutto il resto dell'estate. Purtroppo non è andata così, come vi ho detto prima, il mio cuore ha ricominciato a battere molto velocemente per un altro paio di scarpe. Le scarpe in questione sono della marca Portofino Collection, un Made in Italy. Le ho trovate ai saldi, ma neanche una settimana fa, e appena le ho viste ho detto no, queste sono le mie scarpe. E sono queste. Sono sempre un Made in Italy, sono in pelle, sono anche queste molto morbide. Diciamo il leitmotiv delle scarpe di quest'estate, tranne uno, è la morbidezza del plantare. Hanno la particolarità di avere questa zeppa che non è altissima, anche questa è intorno ai 10, con tutto questo quasi maculato, mi verrebbe da dire,
e ha un plateau di un centimetro soltanto. Al piede sono bellissime. Io appena sono entrata in negozio le ho viste e ho detto: quelle, voglio quelle. Quando le ho comprate ero in compagnia del mio fidanzato e la commessa, quando le ho messe ai piedi e le ho provate, ho fatto la camminata, mi sono vista allo specchio, mi ha detto: sembrano disegnate per la tua gamba e per il tuo piede, accompagnano in modo perfetto la tua figura. Sicuramente me l'avranno detto per invogliarmi all'acquisto. Però poi hanno fatto anche complimenti al mio fidanzato perché aveva scelto bene, diciamo così. È stata carina, anche perché la signora, la commessa, è grande d'età, quindi era un complimento gentile dato da una donna molto, non voglio dire agile, comunque è una commessa comunque con una maturata esperienza, quindi ne avrà viste tantissime. Un negozio che a Salerno secondo me trentennale o qualcosa del genere. Queste io ho pensato: ok, ho finito, le nere erano un'esigenza, anche se le cercavo, come dicevo io, una nera che mi avrebbe fatto battere il cuore, altrimenti potevo anche evitare, magari l'anno prossimo, visto che ne ho già acquistate due. Quindi quando ho trovato queste ho detto: ok, mi batte forte il cuore, le voglio, ma poi basta. Lo scorso weekend siamo stati a Sorrento, non so se mi seguite su Instagram, avete visto le foto e post di Sorrento, le foto e le stories fatte a Sorrento. Passeggiando per i vicoli, a Sorrento è famoso ovviamente sia per la continua di moda di Positano, quindi gli abiti stile Positano, ma anche per le scarpe e il corallo, specialmente per il corallo, le scarpe fatte a mano e il corallo. Comunque, passeggiando per questi vicoli, mi sono avvicinata alla vetrina e ho detto: che belle, poi sono tutti sandali gioiello, un flat oppure con un po' di tacco, sono bellissimi, però poi mi sono allontanata perché non mi sembrava il caso di comprare una scarpa A, costosa, molto costosa, B, avevo già fatto i miei acquisti di scarpe e mi ero detta già stop, perché mi sono data la regola dei due all'anno. E mi allontano dalla vetrina e continuiamo a passeggiare. Al ritorno dal vicolo, Marco mi dice: dai, ma quale ti piace? Sono carine, questa è carina, questa non è carina, provala soltanto. No, no, non la voglio provare perché so che dopo mi innamoro, già ne ho vista una e mi ha fatto battere il cuore. No. Entriamo, mi convince ad entrare e chiedo alla commessa di voler provare queste scarpe, questo sandalo che ora vi farò vedere, un altro senza, con altro tipo di applicazioni, e poi fuori in vetrina c'era uno con delle applicazioni molto pacchiane, molto importanti come piacciono a me, però quelle non le ho fatte prendere, anche perché di quel genere ho quelle bianche e quelle sull'azzurro, quindi ho detto di no, voglio qualcosa di diverso. Le prime che mi ha fatto provare, ragazzi, le ho messe ai piedi e erano bellissime, non ho altro termine, sono bellissime. Sono queste, sono di Siniscalchi Sorrento, sono scarpe fatte a mano di un certo valore. Gli applique sono, quindi il corallo è tutto corallo vero, sono pietre vere, le applicazioni qui sono tutti Swarovski e sono bellissime, sono favolose, non ho
non riesco a trovare un altro appellativo, un altro aggettivo. Sono veramente bellissime. Quando ho visto il prezzo e Marco aveva già pagato, lo volevo picchiare, letteralmente. Qua mi sa che dovrei fare grattare la scarpa per evitare di scivolare. Eccole qua, le posso toccare sotto perché non le ho ancora messe. Mi sono innamorata, ragazze. E ho un compagno che asseconda le mie follie e mi fa questi regali bellissimi. Ragazze, non ho mai avuto un paio di scarpe così costose in vita mia. Giuro che quando ho visto il prezzo ci sono rimasta un attimo e l'ho chiamato pazzo. Tu sei un matto. Comunque, sono veramente stupende. Grazie tesoro, sei un amore. Questi sono stati gli acquisti di quest'estate 2020. Giù nell'info box vi lascio il nome del marchio delle scarpe e dei modelli. Se trovo il riferimento online vi lascio il link. Nulla, spero che i miei acquisti di sandali ti siano piaciuti. Se ti sono piaciuti, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è il link dell'iscrizione al canale qui nell'ultima schermata e giù nell'info box.